Ciao amiche della Beche, oggi vi propongo un progetto per la casa romantica. Sarà un complemento di arredo, sarà un bonbon profumo ambiente. Ma mettiamoci subito al lavoro. Allora, questo progetto è un progetto dedicato alla casa romantica, quindi sarà il primo di una serie di progetti dedicati alla casa romantica. Allora, vi serve per questo progetto la lettiera per gatti messa in una sacchettina di nylon. Questa qui, è questa. Beh, una bella pallina grande così che stia a mano, Poi del pizzo. Ora, i colori poi sceglieteli voi. Io ho scelto questi colori e voi poi a gusto vostro, anche in base a quello che avete in casa, Quindi del pizzo, delle rose sintetiche, dei fiori, ranuncoli, rose sul panna, dei nastrini rosa antico, panna e organza, vedete? Ok? Del velluto rosa antico, perché la farò tutta a panna e rosa antico, delle scaglie di sapone. Questo, guardate, si fa presto a fare. Si prende una saponetta e si taglia con un coltello in questo modo e ci si fanno delle scaglie di sapone. Ok? Così la saponetta dovrà essere di quelle più profumate possibile, perché lo renderemo un po' profumato. Se trovate anche Atkins invece che pece azzurra, forse è meglio. Questo lo ripongo e lo uso per un altro progetto. Poi vi servirà delle foglioline, insomma, qualcosa sempre per guarnire, delle perline, così io ho scelto queste gocce, vedremo se le metteremo oppure no, così. Poi vi serve l'imbottitura, vi serve la colla a caldo e del filo bello resistente da uncinetto, ago e filo, ok? In questo modo. Ora si parte subito con realizzare un cerchio di quest con questa stoffa che io ho preparato, però questo cerchio la misura è un po' indicativa, perché lo potete fare più grande, più piccolo. Io ho tagliato la stoffa una cinquantina di centimetri, guardate. Un cerchio di 50 centimetri. Come fate a fare un cerchio di 50 centimetri? Prendete un pezzo di stoffa, la piegate a metà, segnate il mezzo. Una stoffa dovrà essere un quadrato di 50 per 50. Poi lo piegate a metà, lo ripiegate così, lo ripiegate così, lo ripiegate così e lo tagliate. Magari fatelo prima con la carta e poi lo riportate sulla stoffa e vi verrà questa misura qui, ok? Poi lo riunite un pochino, tanto non importa che sia proprio preciso, anche se è un pochino disuguale, va bene lo stesso, ok? Ora si prende il filo bello resistente e si fa un punto filza tutto intorno in questo modo. Però non ve lo sto a far vedere tutto, ne faccio un pezzetto e poi ci si ritrova in questo modo. Ecco, mi cade anche il dentale, siamo a posto. In questo modo, tutto intorno al cerchio, ok? Lo faccio tutto. Una volta arricciato tutto, questo bonbon si tira un pochino e si inserisce l'imbottitura tutto intorno, in questo modo, un po' intorno, e si mette la lettiera, la sabbietta nel mezzo e si strizza ancora di più. In questo modo. Allora, prima di strizzare qui si leva l'ago, tanto non serve più. Anzi, si taglia, guardate. Si taglia il filo qui. Si fa un nodo e si stringe in questo modo, così, vedete? E si finisce di imbottire. Ora, questo è un lavoro che ci vuole un pochino di tempo a farlo, Questo è un bonbon bello grande, eh. Si inserisce tutta l'imbottitura tutto intorno, nel mezzo abbiamo sempre la nostra pallina, direte voi. E quando ci si mette il sapone, ora ci si mette anche lui, Si mette un po' laterale qui, guardate, così, tutto intorno, in modo che lui sprigiona il suo profumo. In questo modo, un po' da tutte le parti. Che rimanga un po' all'esterno, di questo bonbon. Ora si stringe bene questo nodo e si chiude questo sorta di sacchetto.
Diciamo che ci siamo quasi, però io ne voglio mettere un altro po' di imbottitura. Allora lascio questo buchetto qui, faccio un altro nodo per fissarlo così e vado ad inserire con tanta pazienza ancora imbottitura, così, così. Allora, ora lo imbottite per bene che venga bello cicciottello in questo modo, ma non ne serve proprio tantissimo, ci siamo quasi. E poi si procede con il pizzo. C'è un profumo, guardate che non vi dico. Più ne mettete sapone e più profumo vi sprigionerà, eh? Diciamo che ci siamo quasi, eh? Cioè, che bella, che venga un bel sacchettone, eh? Una specie di sacchetto. Allora, lettiera serve perché se no altrimenti può arrotolare, invece così si può mantenere bello stabile, eh? Potete mettere anche su una mensola, appoggiarci dei librettini, insomma, delle cose così. E sprigiona anche un po' di profumo, eh? Ok. Sa che la metto tutta e non se ne parla più. Dovrà venire bello tondo, eh? Tutto bello regolare, eh? Io direi che ci siamo. Ora, questo io l'ho fatto questa misura, come vi ho detto, poi voi lo potete fare della misura che volete. Più piccolo, magari ne potete fare tre di misure a scalare. Di tre misure, piccolo, medio e grande. Io ho fatto questo qui. Un altro po'. Finisco di imbottire. Allora, ho finito di imbottirla. Secondo me questa misura basta, eh? Fate una bella pallotta in questo modo, vedete? Allora, ora questa la mettiamo un attimo da parte. Prendiamo il pizzo che ho cambiato rispetto a quello che avevo preparato perché era troppo bianco rispetto alle rose. Questo è un po' più panna rispetto alle rose, ok? Allora si prende un'ottantina di centimetri di pizzo, questo è tipo così, un 80 centimetri, ok? Ed è alto circa 8-9 centimetri, ok? L'ho tagliato e ho iniziato ad imbastire in cima questo pizzo. Sono partita da qua, tutto fino qua, a punto filza, in questo modo. Così. Fino in fondo. Una volta arrivato in fondo, tiriamo e lasciamo un forellino tipo questo qui, ok? Quindi annodiamo l'inizio e la fine. Come si fa sempre, si fa così, vedete le due estremità, faccio un nodo e chiudo in modo da lasciare il cerchio grande uguale a quello, all'incirca, ora millimetro più, millimetro meno, non gli fa nulla. Annodo il filo e taglio. Che da cucire non abbiamo altro. Ecco qua. Ora si comincia ad incollare il tutto. Allora, questo ora lo andiamo a piazzare qua. Anche se era meno, che un po' troppo. Va bene, comunque più ricco è, più bello è. Vediamo un po'. Se è troppo, però sì. Se è troppo non mi piace, se è troppo. Allora, ora faccio una furbata. Faccio una furbata così, ne taglio un pezzetto senza tagliare il filo con cui ho imbastito, che mi sembra troppo arricciato, eh? Ne levo un po'. Vai, così. Ora c'è da tagliare questo. Sì, via, vai, si taglia, sì, senza tagliare il filo, mi raccomando, eh? Ormai e non lo voglio risfare e quindi resta così, eh? Ecco, un pochino meno arricciato, sì, così è meglio, questo è anche troppo.
qua. Lo distribuite bene e poi lo andate ad incollare in questo modo. Fermati qua, fermo di là. Ora, mi raccomando, i colori, state attenti ai colori perché qua si gioca anche proprio sull'abbinamento dei colori con questo progetto, eh? Perché se i colori non sono armoniosi, il progetto viene brutto. Ve lo dico subito, eh? Ecco qua, direi che ci siamo. Così, vedete? Ora si comincia ad applicare tutte queste cose. Allora, io direi prima di partire con dei nastrini e li facciamo scendere qua. Quindi facciamo così e tagliamo in questo modo, vedete? Che scendono così. Allora, vedete che il filo, il nastro, diciamo, ha un verso, vedete che va in là. Quindi quando lo dovete mettere qua, non lo mettete così, altrimenti questi fanno così. Vengono in fuori, vedete? Quindi metteteli in modo da chiuderli così, in modo che vanno tutti per il verso giusto. Sono bombati in questo verso, anziché in quest'altro no, ok? Quindi io ora li vado ad appoggiare così. Prima, semmai, mettete un po' di spilli e vedete l'effetto che vi fa, tipo uno di qua, ce ne vogliono un bel po', eh? Li fate tutti su per giù della stessa lunghezza, eh? Chiudo così e taglio. Prendo un altro spillo e lo appoggio di qua. Ne faccio un altro. Faccio un po' regolari, uno di qui, uno di là, e poi lo faccio la stessa cosa con quell'altro, i nastrini. Poi, quando ho visto tutte le posizioni giuste, comincio ad incollare definitivamente. Vedete? Prendo su per giù la stessa misura, non sprecate, insomma, non ne fate tanto esagerati. Così, vedete? Poi se sono troppo lunghi al limite un pelino si può anche tagliare, eh? Sempre sbieco, mi raccomando, così. Prendiamo il panna, la stessa cosa, anche questo vedete ha un verso, va in giù. Se io lo mettessi così sarebbe brutto perché farebbe, guarda, quello col bianco lo vedete meglio. Così no. Va messo nel senso inverso, ok? Che è troppo lungo. Così ci siamo. Faccio tutti e due con la puntina così. In questo modo. E li metto nel mezzo a questi magari. Ho perso gli spilli. Tutto intorno, poi metto anche l'organza e poi comincio ad incollare le rosine. Io intanto li piazzo e poi vi faccio vedere. Sto attaccando l'ultimo di questi di raso. Allora, per chi non sa, non lo sa, io prima ho detto il doppio raso. Il doppio raso è quello che è lucido da ambedue le parti, eh? Vedete, qui l'ho tagliato così. Qui metto un po' di colla. E lo vado ad appoggiare qua. E così avrò tutte queste calate di nastrini. Ora questo mi sembra, se ci metto anche questo, mi sembra troppo. Questo lo metterò in un altro modo. Però prima metto le rose. Allora piazzo la più grande nel mezzo e poi intorno vado a incollare queste. Ora in questo caso ne ho tre, una, due e tre. E poi vado a rifinire con queste più piccoline, ok? No, ne ho quattro. Mi sembravano quattro, eh? Ne ho quattro intorno. Allora, io ora le incollo e poi ci si ritrova, eh? L'ho già messa, questa l'ho già incollata. Ho messo questa, che sono
una media misura, diciamo, le faccio capitare proprio sopra ai nastrini rosa antico, ok? Quindi faccio così e che li ho messi tutti su tutti e quattro, su quattro lati, su quattro posizioni, qua, qua, e poi c'ho quell'altra che è qui e la metterò qui. Sul rosa, in questo modo. Poi queste più piccoline le andrò a posizionare negli spazi rimasti. Uno, magari tagliate i gambi. Cioè, la riuscita di questo progetto che è palesemente facile, è facile questo progetto. Tutto si gioca sui materiali e su come vengono posizionati. In questo modo. Chiaramente questo progetto è per chi ama la casa romantica. Ora si può anche fare in un altro modo. Si possono sfare queste rosine, si prendono i petali e poi si aggiungono, però diventa un lavoro certosino che non finisce mai. Allora io ho pensato di fare così, eh? Ora anche di questi ne ho 4, 1, 2, 3 e 4 e magari li vado ad inserire in questi spazi qui. 1, 2, 3 e 4. Sì, farò proprio in questo modo. Tanto la colla fa presa benissimo su questo materiale, eh? Quindi è proprio una figata farlo, questo progetto. Importante che troviate bene i colori abbinati, roselline, pizzo e quant'altro, eh? Un po' sparsi in qua e là. Ora che si può magari aggiungere delle foglioline che escono fuori per dare un po' di contrasto anche con il verde. Queste si dovrebbero rompere e ce le provo un po'. Io direi di mettercene qui qualcuna così che mi esce fuori da questa. Sì, le piazzo. Piccoline, però non grandi che si vedono tantissimo, proprio che si vede un po' di verde e basta. Questa è troppo grande, non ce la metto. E la piazzo qua. Ora avevo preparato anche delle gocce di madreperla, tipo madreperla, così quasi quasi le incollo su qualche nastrino qua e là. O sul pizzo che gli danno quella cosa di proprio sciccoso, le incollo così, ne metto una qui e vi faccio vedere, guardate. Però queste sono poi sono tutte le guarnizioni che giustamente le fate a vostro piacimento. Io ne metto qualcuna in qua e là per dare quel tocco più chic, ancora più sciccoso. Perché se è romantica, deve essere bella ricca. Chic, lo shabby ve lo dico, sta proprio per finire. Tanto tutte anche gli arredamenti hanno le sue tendenze, le sue mode. Diciamo che lo shabby siamo quasi arrivati al capolinea, non va quasi più. Quindi, per gli amanti dello shabby, purtroppo io ora provo a vedere se qualche fiocchetto così mi ci piace, ma mi sa che è già bella pomposa. Questa composizione non lo so se ce lo metterò oppure no, ce lo provo. Provo a fare un fiocchetto così di organza e vedo un po' cosa esce fuori. Ma sarà anche un po' troppo. Forse chi esce da qua. Vabbè, provo, eh? Allora, io ho deciso di metterceli perché alleggerisce un po' l'organza, però ne metto uno, due e tre. Proprio divido questa sorta di cerchio in tre parti e ne metto solo tre. Quindi li ho già preparati, li vado ad incollare così, proprio tre soli, perché sennò diventa troppo pesante.
in questo modo. Uno, casualmente, uno su dove capita, sulla foglia, sul nastrino, dove vi capita, tanto l'organza è trasparente e quindi non vi copre quello che avete sotto. Si incolla un po' male l'organza, però se ci si sta un po' fermi ci si fa. E questo è lo stesso. Questa ha un verso, cercate di farla andare proprio nel suo verso, altrimenti fa così ed è brutta. Allora, uno qua e uno qua. Guardo, giro, vi faccio vedere. Vedete, sono 1, 2 e 3 di organza. Ora si vede male perché in video. Ecco qua. Direi che è pronto il nostro bonbon. Molto molto romantico, ok? Molto chic. Sopra si presenta in questo modo e sotto così. Ora qua toglierò tutti i fili della colla. Il video è terminato, io vi ringrazio di avermi seguito. Se vi è piaciuto, mettete un like, per me è molto importante. Condividete, iscrivetevi al canale. Cliccate sulla campanella così rimarrete sempre aggiornati sui tutorial che pubblicherò. E ora vi saluto, vi mando come sempre un bacione dalla Beche. Ciao!